Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Di Novella, qui a giocare con Alessio con la Swabia. Ormai la campagna è praticamente finita, giusto for fun. Mo facciamo un Reichskrieg contro la Russia, così portiamo pure tutto l'impero a pistarsi con la Russia. Manca veramente poco e poi liberiamo tutti i stati clienti di queste province che abbiamo preso. Qui insomma, e si strilla e finiamo la partita. Qui c'è un doppio gore, devo converti uno. Vai, o manca Buzao. Una volta che fanno Buzao, ci siamo. Oppure lo facciamo contro la Spagna. Non lo so, calcola. La Spagna per il 90% non glielo fai perché c'ha tutta l'America. Oh, il Canada è indipendente. Ah, e poi gli United States. No, gli United States no, ancora no. Ok, no, qui non me ne frega nulla. Ok, dai, Switzerland ci insulta. Oh, eccolo, ci siamo. Allora, Russia, si fa così. Declare Reichskrieg. Ragazzi, la Russia minaccia l'impero. Quindi va distrutta. Quindi, ragazzi, va distrutta. Ho fatto un altro gore. Oddol Provinces. Ok, anche questo sta nell'impero. L'unico che non posso aggiungere sono i musulmani. Ok? Quindi qui, come vedete, già ci stanno due a girare. Costantinove, ecco, comunque finisco questo, una volta che faccio Costantinopoli, gli altri verranno aggiunti. Allora, mo appena torno a diplomatico, ecco, dopo che si è beccato questo Declare Reichskrieg, Imperial Realm War, c'è pure Malacca, alleato di questi, chiamo pure il Commonwealth, come se non bastasse, e io qui mi sa che non faccio proprio niente, ragazzi, io mi sa che qui non faccio proprio niente, e dico, questi in realtà potrei fare qualcosa. Tiè, facciamo giusto roba easy, tipo qui. Tiè, proprio la prima linea la prendiamo tutta. Pure qua vorrei prendere il Baltico. Allora, ragazzi, vediamo se si può fare quindi pure alla Russia. Expand Empire. Easy. Easy. Qui c'è una meraviglia. Ho finito. Basta. Expand Empire. Così, cash. Cash, poi scegli l'alleanza col Commonwealth e te porti pure il Commonwealth nell'impero. Cash, così è. Va bene. Quindi i soldi sono finiti. Mo tutta la colonia sta partendo. Ci fa sognare. Ho conquistato Londra, ho fatto di tutto, calcola. Quindi qui, questo, togli il dito, chi se ne frega. Altri editti fatti. Ok, qua abbiamo convertito tutto. Ti è? No edict. Ok, dai, dai, Bolu, puoi entrare nell'impero, Bolu? Sì, Bolu può entrare nell'impero. Dopo di questa, la prossima è proprio Costantinopoli, ragazzi. Tirgoviste, vai a capire. Ah, perché non è core? Ok. Infatti stavo pure max punti, tra un po'. E qui? Qui giusto Pest metterò la biblioteca corvignana. Poi ci sto pure a fare le idee, quindi a sto punto potenziamola. Così prendiamo 5% sconto alle idee. Situation embracement cost. Questa è roba inutile, però insomma, non si butta lo stesso. Siege ability. Disciplina. È un giorno da celebrare. 1,5 di nuova deepness. Ho vinto la serie di Novgorod. Di già, calcola. Ragazzi, qui la Russia verrà presa tutta, calcola, cioè, siamo talmente tanti che mo vedremo la gente che va a occupare pure le province in Cina. Cioè, questo è il grande classico. Bolu è stata convertita, quindi togliere cosa? Togliere cosa, insomma. Ok, Ottomans ci fanno le spie. Gli Ottomans li abbiamo proprio ammazzati, calcola, con una singola guerra li abbiamo proprio ammazzati. Ma poi posso cambiare. Non lo so se posso cambiare poi. No, non si può più cambiare, calcola. Dovrei farmi cancellare le riforme in trattati di guerra apposta, in cui perdo apposta. Poi una volta che questi sono intervenuti nell'impero, ricomincia a fare i punti verso... Ah, ma non si finisce più così, eh. Non ce la faccio, poi finisce prima la partita. Riazan. Quindi qui. Che è, togli l'editto. Altre cose nell'impero? No, niente. Qui tocca a Costantinopoli. No, Tirgoviste già c'è sta. Coceli. Coceli la stiamo a convertire mo. Ok,
Raga, qua è finita la partita. Abbiamo preso tutto. Tutto della Svezia gli hanno dato qua. Tippia via, eh. Abbiamo tanta Russia entra nell'impero. Pensa, da essere il principale nemico diventa il principale stato dell'impero. Astrakhan. Tiè. Ma qui c'ha senso continuare a fare sta avanzata, ragazzi. Tanto. No, vabbè, ma qua perdo solo tempo. Quindi torniamo a casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Una quantità di gente assurda. Per ora a quanto stiamo? Giusto per curiosità. Per capire quanta gente devo rilasciare. 63 stati membri, quindi 37 stati clienti dovrò fa. Anche per questo devo convertire, devo fa, devo cosà. Ok, qui togli tutto. Coceli è stato aggiunto. E boom. In modo che era Costantinopoli. Oh sì, Gallipoli già è cattolico. Perfetto, Tirgoviste lo stiamo a famo. Ma che malissima sta cosa qui che abbiamo, eh? Sta potenza del missionario. Qui abbiamo London. Stonehenge. Mi sa che devo accettare la cultura inglese. E non posso. C'ho troppe culture accettate. Quindi aspettiamo un attimo. E mostri i punti di autorità imperiale servono unicamente a fare i Reichskrieg. Quindi, insomma, qui ci divertiamo. Qui ci divertiamo e basta. Qui posso diventare papa magari per qualche altro bonus. Tiè. Un papa tattico. Tiè, mettiamoci i soldi per prendere i punti del papa. Revolutionary Luneburg. Questi qua, insomma, appena finisce a... La rivoluzione ritornano a essere città papabili per diventare città libere. Ternate. Così a caso, tutta gente a caso. Silistria, Silistria, eh. Silistria, quindi mo, un'altra giuntina. No, non è vero. No, la giuntina è quando finisco con Costantinopoli. Ok, questa pure ma la posso fa. Questa ovviamente no, di essere musulmano, ma... No edict. Max de Gozo, tiè, sono sti due. Amministrative efficiency. Qua qualcuno è sbarcato, eh. I polacchi sono sbarcati, ma la piano probabilmente. 49% contro la Russia. Easy. Abbiamo raggiunto la Mongolia praticamente. Questo è Arts of Iron 4, ragazzi. Vedi, te fanno tutta la linea del fronte e vanno avanti. Proprio GG easy quando c'hai tutte queste truppe. Revolutionary Friesland, va bene. Qui, ma quando è la prossima? Ho sbloccato una cultura accettata? No, ovviamente. Qui qualche russo c'è, ma... Ah, finalmente abbiamo raggiunto l'esercito russo. Siamo stati noi a raggiungerlo, praticamente. Ok, altri cattolici. Ma c'ho gente di religioni sbagliate nell'impero? Tiè. Ah, quello... Avendo smesso di essere una città libera... Allora, mo può essere convertito. È finita la Golden Era, purtroppo. Ecco qui i polacchi, anzi i boemi che si pistano con i russi. Ma sono finiti, i miei sono finiti, guarda qua. Guarda che colonne di gente. Qui ho finito un altro editto. Ok, tutto cattolico. Tutto cattolico, manca solo Costantinopoli e London. E con Costantinopoli ci siamo, altre due province, che pure Gallipoli. Revolutionary Bremen. E secondo me prima della fine della partita riusciamo pure a convertire a Boemia.
Come fa dimenticare? Meno aggressive expansion, come se mi interessasse. Qui intanto stanno per esplodere. Stanno per esplodere questi ragazzi. Gli ottomani stanno per esplodere proprio. Falli a fermare. Che cos'è qui? Ah, abbiamo finito Costantinopoli. Tiè, altre due province nell'impero. Mo Costantinopoli, che già sta a livello buono, si becca un altro papa, insomma tutte queste cose. Oh, qui voglio diventare papa, eh. Do i soldi ai burger così non rompono i coglioni. Ok, va bene. Tiè, 70%, 70% contro la Russia. Che poi chi gli fai diventa, gli fai tornare ducato. Sono tornati i ducati, i francesi. Ducato. Ducato, ragazzi. Sono tornati ducato. Oh, però sono riusciti a fermarli, belli. Qua qualche esercitino, gli ottomani ce l'hanno. Oddio, esercitino, probabilmente c'hanno ancora un esercitone. 308.000. Va bene, dai, 71%. Ammazziamo la Russia e finiamo la campagna, dai. Quanto manca? Senti, solo Expand Empire. Ok, dai, manca poco, manca poco. Così Expand Empire coatto su, su una major potenza proprio. Fai tornare a ducato, poi. Fai tornare a ducato. Poi se i russi rimangono dalla religione sbagliata, manco poco diventa imperatori, quindi tu fai entrare Gesù Cristo nell'impero, che quindi ti aiuterà in qualunque Reichskrieg che vai a fa. Che non può essere eletto, però, perché è dalla religione sbagliata. Ok, la penultima, Land Force Limit Modifier 15% e 20% dei cristiani speciali in più che non c'ho. Quindi sarebbero i Marine, questa roba qua. Mancano 5 punti, quindi tra fortezze e cazzate, tra pochissimo dovrei prendere 3 punti. Guarda, guarda quanti territori sto prendendo, ragazzi. Cioè, qui veramente 2 punti. Eccolo, eh. 2 punti, qua se sbrago qualche esercito. Ecco, quello che mi serviva sarebbe. Ignore Going Distance sarebbe stato quello che mi serviva. Ma l'abbiamo sbloccato adesso. Per fare tutti i core de... che hanno fregato all'impero ottomano tutti insieme. Ecco qui, Expand Empire. Centro di Imperial Authority, così, boom! Allora, Zaro Romano Impero arriva fino ai limiti dell'Asia, ovviamente. Ma questi ci avranno i problemi da governi incapaci di definitiva e probabilmente rilasceranno un sacco di stati. Vabbè, ragazzi, allora in realtà la campagna è finita, eh. Giusto così facciamo. Client State, Pressburg. Vediamo se funziona. 65, vedi, sì, funziona. Client State. Uno nuovo, ok. E Agernausch. Allora ragazzi, abbiamo un po' troppi stati clienti, non è un problema. Ecco, Voltaire Nightmare, 100 paesi nel Sacro Romano Impero. Come vedete, quando c'è stata una marea dei paesi, fai come te pare, fai con già solo il numero 047, solo due eretici. Io mo non so se riesco a cancellare lo stato cliente e renderlo indipendente. Vediamo un po', break. Libero un attimo tutti i cosi e forse riesco a fare pure un altro obiettivo, cioè avere la dinastia su 10 troni, tipo una cosa del genere. Quindi in realtà provo a fare tutti i break vassalization possibili. Ok, ciao, bacio. I nostri nobili andrebbero a rosicare, dicono. Ma che vuol dire? In che senso? Non abbiamo abbastanza prestigio. Ci vuole il prestigio? Va bene, va bene. Allora, guarda, io vado a vedere giusto quello là. Fammi vedere se è vero. Allora, ragazzi, se il Papa diventa un elettore, faccio un altro obiettivo. Quindi, scusami. Remove electorate alla Sassonia. E Papa Grant.
Eccolo qua, ragazzi, eccolo qui. Poi, a parte questo, oh, un'altra dinastia e c'ho pure questo. One nation to rule them all. Quindi mi serve 25 di prestigio. Come ubio 25 di prestigio al biggest fly? Come ubiamo? E aspettiamo 25 di prestigio allora. Dobbiamo aspettare 25 di prestigio, ragazzi. Grant free city status. Ok. Credo di avere pure tutte le free city. 11 free city, non è vero. Mo perdo, penso, 30 al mese di... Ma che può aumentare il prestigio questo? No. Però mi abbassa la cosa, vabbè. Allora, guarda, devo aspettare un attimo che mi aumenta il coso. Che mi aumenta questo qui. E vabbè, ragazzi, io questo vi faccio un taglio. Aspetto direttamente che mi ritorno un prestigio positivo. E insomma, facciamo un'altra brick vassalization. E otteniamo pure un altro obiettivo. E poi facciamo il replay, ragazzi. Quindi questo è l'ultimo episodio. A fra poco. Ed eccolo qui, ragazzi, non so cosa è successo, ma probabilmente è arrivato a un qualche trizio col matrimonio, la dinastia che ho sul mio stato, e quindi eccoci qui. Hai una dinastia su 8 troni allo stesso momento, ma i stati cliente non contano, ok? Però tu fai lo stato cliente e rompi il vassallaggio, quindi in realtà, ragazzi, come vedete, ne sono usciti 1 miliardo, ne ho fatti un casino, quindi abbiamo finito la partita con... 100 città, 100 membri, intanto potrei anche fare altre città-stato, ma ragazzi, ma chi se ne frega, come vedete qualcuno mi odia, vabbè, insomma, teocrazia, monarchia, c'è tutta roba così. Potrei continuare ad annettere gente a botta così, one shot, col 25 di Icekrieg, però insomma non è necessario. La partita è finita, in questa puntata, cioè in questa partita ci siamo portati a casa Everything Coming Up su Tumulaus, Voltaire's Nightmare, Holiest Roman Empire. Questo non l'avevo proprio calcolato, ragazzi. Metti il Papa come elettore mentre te sei l'imperatore, boom boom. E una famiglia per controllarle tutte. Ed eccoci qui, ragazzi. Allora, vediamo il solito replay. E ragazzi, ecco qui, cominciamo con Mulaus che è invisibile. Dove cazzo stavamo all'inizio? Ok, eccolo qui. Allora, appena si comincia, se non sbaglio, ci espandiamo. Ecco qui Baden. E qui, da qui la nostra ascesa, ragazzi, è praticamente infinita. Siamo andati molto lenti. Infatti qui, come vedete, ci espandiamo, ci allarghiamo un pochissimo, vassalizziamo qualcuno. E poi in questo stato, se non sbaglio, ci siamo rimasti in una cifra, ragazzi. Come vedete, insomma, c'è stato un momento di stop in cui eravamo di vassalli in giro, facciamo degli impicci, ogni tanto annettiamo qualcuno, mi pare qua abbiamo preso, ecco, vedi qua, siamo arrivati fino a qua giù, quasi siamo pronti a fare la Swabia, però insomma mancava ancora Ulm, che era quella più complicata, perché era una città-stato e da noi imperatori prende città-stato in bordello, soprattutto se all'inizio ci stanno tutti quei problemi con l'aggressive expansion. L'albero missioni della Swabia veramente non ce lo siamo cagato, che Mulaus adesso si è unito e è diventato questo pezzo qui. Se non sbaglio, qui ci mancava Memmingen, che è un altro problema da risolvere in un altro momento, ragazzi. Ma sto registrando? Sì, sì, meno male. Ok, qui intanto ci espandiamo, facciamo gli impicci, tutte queste cose. Qui, se non sbaglio, abbiamo pure preso le tre leghe come vassallo. Beh, già, ecco qui, preso core e diventiamo Swabia. Da questo momento in poi, se non sbaglio, a un certo punto, la Lusazia, ok, qui già siamo imperatori, da questo momento in poi facciamo solo guerre per liberare i principi, infatti come vedete c'è stato un sacco di colori che cambiano, e siamo noi che dichiariamo guerra per far respawnare i principi praticamente. Guarda, vedi, tutti i blocchetti, tutte cose, tutti impicci così, e quando abbiamo liberato la Provenza qua è proprio l'inizio della fine per tutto il resto della mappa, perché siamo diventati talmente tanto potenti, vedi, ogni tanto prendiamo dei pezzi in giro, il nostro paese è tutto staccato da imperatore che può dichiarare guerra come gli pare con tutti i mix che ci siamo inventati, è praticamente stata una cosa inarrestabile, tant'è che a un certo punto noi abbiamo fatto Reichskrieg, una guerra con l'impero ottomano prendendoglielo tutto di una botta. Appena finiamo i core, boom, escono tutti stati clienti e passiamo a 100 principi nel Sacro Romano Impero per fare Voltaire's Nightmare, liberiamo pure la gente qua sopra, chi se ne frega. Insomma, ragazzi, partita più difficile del previsto per l'inizio,
però poi veramente in discesa, appena tu diciamo non te devi porre come obiettivo conquista tutto il mondo entro il 1500, diciamo che piano piano con costanza e con un po' di strategia, tipo il non diventare imperatori prima della guerra tra cristiani e protestanti, diciamo che quello là ti permette di fare praticamente tutto. Qui avremmo pure potuto continuare a sfondare la Gran Bretagna o addirittura a farla entrare nell'impero, la stessa cosa con Spagna e Portogallo, insomma le possibilità sono infinite. Io con questo, ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata in cui comincerà una nuova campagna. A presto!